tutto pronto per seguire le prove della corsa con le racchette da neve. Vi ricordo che al fine di raggiungere più persone possibili, se vi fa piacere, condividete la nostra diretta sui profili social. Vedremo le prove della corsa di racchette da neve in quest'ordine: 25 metri, 50 metri, 100 metri e le staffette 2x50 Unified. Prove appositamente studiate per far gareggiare assieme in pieno spirito Special Olympics atleti con e senza disabilità intellettiva. Allora, tutto pronto, partiamo, via con la sigla. Presentiamo subito lo staff tecnico che seguirà le prove in diretta con noi e che ovviamente valuterà insieme a noi gli atleti e via. Francesca La Dolcetta, coordinatore tecnico nazionale corsa con le racchette da neve. Benvenuta Francesca, come stai? Buonasera a tutti, ormai sono le 6:15, quindi bisogna dire buonasera, giusto? Sì, siamo lì al limite in ritardo con la diretta, però pazienza, ci adattiamo. Comunque, benvenuta Francesca. Grazie mille, sono molto curiosa ed entusiasta di vedere cosa sono riusciti a realizzare i nostri atleti insieme ai tecnici e le famiglie, perché è stato fatto un lavoro veramente fantastico. Abbiamo con noi anche Fabrizio Valentini, tecnico nazionale corsa con le racchette da neve. Benvenuto Fabrizio. Ciao a tutti, benvenuti a voi, ringrazio per questa bellissima opportunità. Viva gli Smart Games 2.1! Grande Fabrizio. Abbiamo con noi Francesco Cavalli, tecnico nazionale. L'abbiamo visto, Francesco, l'abbiamo visto anche nell'atletica leggera. È stato un piacere per me, mi hanno invitato anche lì, è stato bellissimo. Sei dappertutto, dai, su, sei dappertutto. Ma, Francesco, avrai un compito anche importante, perché salutiamo anche Laura Pocci, che doveva essere qui con noi, ma non riesce a esserci. Gli facciamo gli auguri per il suo splendido bimbino, che è con noi, quindi salutiamo Laura e Roberto. E Francesco, tu avrai un compito abbastanza importante, no? Credo, certo, quello certo, di verbalizzare certo anche i risultati, sì, delle prove, e quindi far sì che poi le medaglie vengano in qualche modo assegnate ai nostri atleti. Esatto, esatto. Ne vedremo delle belle, Fabrizio, perché comunque abbiamo un discreto numero di partecipanti nelle racchette da neve, e quindi io volevo far vedere subito a tutti quali sono state le nostre richieste fatte tempo fa ai nostri atleti per la disciplina racchette da neve, insomma, no? Abbiamo cercato di ricreare proprio lo spirito delle gare, creando delle corsie, quindi multimediali a video. Quali erano le prove che dovevano fare i nostri atleti? Vediamole dal video tutorial. Grazie Dario per la regia. Allora, ci dovrebbe essere anche l'audio, io non lo sento qui da studio, quindi no, noi neanche. Disturbiamo l'audio. Vuoi che ne parliamo noi? No, ma vediamo un attimo adesso il tutorial. Essere preparati sul prato, cioè, l'audio in campagna, sulla terra. L'importante è che deve essere pianeggiante e proprio gli ostacoli. Prepariamo il nostro campo gara. Parteggiamo una linea di partenza, riposizioniamo un conetto.
Dalla linea di partenza misuriamo 25 metri con la rotella metrica o con gli altri strumenti in nostra dotazione. Posizioniamo un altro vagonetto ai 25 metri. Ora siamo pronti a partire. Indossiamo le nostre racchette da neve, facciamo qualche esercizio di riscaldamento ed un piccolo sopralluogo per vedere i punti di partenza e di arrivo. Partenza. Si partirà al suono del fischietto. Lo starter dirà ai vostri posti e fischierà. Il cronometrista, posizionato all'arrivo, prenderà i tempi della prestazione. 25 metri dalla linea di partenza si percorrono i 25 metri precedentemente misurati e si arriva superando il segnalino. 50 metri dalla linea di partenza si percorrono i 25 metri e girando intorno al segnalino si torna alla linea di partenza, che in questo caso è anche la linea di arrivo. 100 metri si svolgono come 50 metri, ma con un'andata ed un ritorno in piedi. 50 metri Unify. Il primo a partire è l'atleta partner, che percorre i primi 50 metri e che, sorpassando la linea di partenza arrivo, dà la partenza al compagno che percorre il medesimo percorso. Ora non ci resta che ricordarvi di impegnarvi al massimo delle vostre forze e nell'attesa di poterci rivedere presto sui campi di gara, lo staff della corsa con le racchette da neve vi abbraccia con tanto affetto. E allora Francesca, Fabrizio, Francesco, primo a scommettere sulla corsa delle racchette da neve è stato il nostro Gianfranco Bolletta, no? E questo lo sappiamo tutti. Gianfranco ha detto: diamo un'opportunità in questo modo di far vivere la montagna a tantissimi atleti. E pian pianino a che numeri siamo arrivati, Francesca, con le racchette da neve? Abbiamo superato i 200. 200 atleti, partendo, tenendo conto che siamo partiti i primi anni con Gianfranco, che faceva conoscere la disciplina, mi ricordo ancora, in spiaggia a Caorle durante i nazionali estivi. E i primi nazionali eravamo come presenza atleti, sui, forse avevamo una ventina di atleti, ma neanche, giusto? E adesso siamo orgogliosamente, abbiamo superato i 200, adesso a Sappada mi sfugge il numero, ma eravamo sui 220-230 atleti iscritti, poi partecipanti, togli magari una decina di assenti, però no, è un numero molto molto elevato e di cui ne siamo fieri, perché vuol dire che abbiamo azzeccato e Gianfranco aveva visto lungo su questa disciplina, perché comunque è un'ottima opportunità di avviamento e di avvicinamento alla neve. Poi tanti, crescendo, passano al fondo, passano all'alpino, allo snowboard, perché aumentano anche poi le capacità motorie e la sicurezza, e quindi provano giustamente ad avvicinarsi anche allo scivolamento con lo sci. E quindi poi passano ad altre discipline, ma ne abbiamo di nuovi arrivi, qualcuno se ne va e qualcuno arriva, ma... Francesca, anzi Fabrizio, atletica leggera sulla neve, no? La nostra, un tracciato che simula quello del campo d'atletica, il nostro. Simula il campo d'atletica, e aggiungo una cosa a quello che ha detto Francesca, che oltre a essere una porta e un'esperienza che avvicina al mondo degli sport invernali, magari ad atleti che hanno diverse abilità o che non hanno potuto avere questa esperienza pregressa sui campi da neve, ha avvicinato anche tante realtà che la neve non sanno neanche che cos'è, cioè perlomeno sanno che cos'è guardando le cartoline. Io penso ai team che sono arrivati dalla Sicilia, ai team sardi, che hanno avuto l'opportunità di allenarsi in condizioni completamente diverse da quelle della corsa con le racchette da neve, magari su una spiaggia, su una bellissima spiaggia, come peraltro abbiamo avuto l'opportunità in passato di vedere dai nostri amici di Gela, che ci avevano ospitato per un raduno premondiale. Quindi è veramente un'esperienza inclusiva in un mondo inclusivo. Quindi
tantissime persone hanno assaporato il clima degli sport invernali grazie a questa disciplina, che poi infatti in realtà si svolge come se fossimo su una pista d'atletica. Le condizioni ideali sono quelle di riproporre una pista d'atletica innevata, e costruendo le corsie e facendo correre gli atleti come se fossero su un campo di atletica. Certo, certo, Fabrizio. Francesco, ce l'abbiamo tutte le specialità dell'atletica riportate sulla neve? Ma quasi tutte, ci manca la maratona, però dai. Ci andiamo vicino. No, vabbè, 10.000 metri sono contemplati a livello mondiale. A livello mondiale, sì. 10.000, 5.000. Quindi no, sono corse corte, sono belle toste, vorrei dire. Ma infatti. Poi per il resto le abbiamo tutte, le staffette, 5 metri, 100 metri, gli sprint, ci sono tutti. Sì. Allora, Sappada, non so se avete visto il collegamento precedente, abbiamo mandato il video di Sappada, l'ultimo gioco nazionale che abbiamo fatto prima dell'interruzione, no? della pandemia. Francesca diceva che siamo arrivati a dei numeri veramente importanti, no? Ma una delle prove dove puntiamo molto è quella della staffetta unificata, no? Unified, che consente un po' a tutti, no? Spiegacelo un attimo, Francesco, questa staffetta Unified, anche perché la vedremo proprio qui, no? Perché credo che sono previste le prove. Sì. Alla grande, abbiamo fatto una 2x50 unificata, però grosso modo la presenza di atleti e partner. Sì, sì, abbiamo a livello nazionale abbiamo introdotto la 4x25, la 4x100, e a livello nazionale c'è anche la 4x200. Quindi sono interessanti, sono belle. Io mi ricordo le prime staffette unificate a Pinzolo, se non mi sbaglio, Francesca. C'erano i sardi, sì, il team sardo. Sì, 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 sì. I sardi erano i più numerosi nell'unificato. Sì, 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 sì. Lombardia, poi c'era il team di Bolletta. È stato un successone. E con l'andare degli anni, l'unificata la vogliono fare un po' tutti. Poi. È molto bella, molto competitiva. Va bene. Allora, ragazzi, se siete d'accordo, facciamo entrare i protagonisti dei giochi, quindi partiamo subito dai 25 metri, dalle prove dei 25 metri, quindi avremo Francesca e Fabrizio a commentare le prove dei nostri atleti, un grande tifo dei nostri volontari aziendali, quindi abbiamo una fan zone nei video che è stata appositamente studiata dai nostri team aziendali, quindi ricordiamo il team Toyota, il team Coca-Cola, che stanno facendo il tifo per noi e faranno il tifo per tutti gli atleti. Allora, partiamo dalla divisione 25 metri femminile, la F1, atlete in gara Cristina Lu e Daniela Giorgetti della Stella Speciale dalla Sardegna. Ecco. Cristina Lu, Stella Speciale. Giorgetti Daniela, Stella Speciale. Forza, vai, vai, veloce, veloce, veloce. Così, così, così. Un derby. Alla grande. Bravo. Cristina chiude in 14-17. Daniela, la nostra atleta di 29 anni, chiude con un bellissimo 30-13. Bravissime. Hai rubato il ruolo a Francesco, Fabrizio. Allora, rispettiamo i ruoli, per favore. È il bello della diretta. Guarda che ti ammonisco con la bacchetta. No, la bacchetta di, allora, no, la bacchetta di Massano, no, per favore. Ammonito. No, grandissime.
Ma io mi lascio prendere, Francesca. Questo hai visto Daniele e Cristina? Cioè, avevano due ritmi diversi, correvano in un parco bellissimo con l'aiuto dei loro tecnici. E poi mi lascio prendere dall'entusiasmo. Scusami, mi prendo volentieri il cartellino giallo, va bene? Me lo tengo va in saccotta e basta. Okay. Comunque è prevista la risata, eh? Non siamo a LOL, quindi di ridere fuori, quindi possiamo anche ridere, Francesca. Vai, brava Cristina, brava Daniela, siamo partiti col botto. Bravissime. È la dimostrazione che possiamo fare, appunto, le racchette ci si può allenare in qualsiasi ambiente. E non abbiamo fatto danni in nessuna casa con questi smart games. No. Fabrizio, comunque ti ricordo che se non verbalizza Francesco qua le medaglie non arrivano, quindi è inutile che... Il tempo allora, lo ripeto perché l'ha già detto Fabrizio, mi ha rubato il ruolo. Scusa, però è tutto verbalizzato, quindi si può procedere con le promissioni. Intanto fammi ringraziare il professor Palazzotti per il messaggio, Angelo Badignani, grazie che ci seguono e sono sempre vicini, eh. Stanno apprezzando tutto il lavoro che stiamo facendo. Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Ciao ragazzi, sono Mauro Bergamasco e voglio augurare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti Special Olympics impegnati nelle Smart Games 2.1. Senti i migliori, un grande abbraccio. E allora, premiazione della divisione femminile 25 metri sul podio, gli atleti con la stella speciale Lu, Cristina e Daniela Giorgetti. Bravissime. Brave. E allora ricordiamolo, Francesca, che nonostante il nostro podio, il tentativo di ripetere la modalità online gara, i nostri atleti verranno premiati tutti con medaglia di partecipazione, quindi è un podio a pari merito. Assolutamente allora, d'accordo, vai. Passiamo alla divisione F2, atlete in gara Federica Bisalli, Maria Celeste Carnastale, Anna Adele Repetto, addirittura dalla Calabria, dal Lazio e dalla Sardegna. Qui c'è una sorpresa. Maria Celeste Carnastale, Federica Nuota e Anna Adele Repetto, stella speciale. Federica Bisalli. Via, Maialina. Ma c'è. Vediamo della neve, vediamo. Ragazzi, questi hanno trovato la neve, grandi. Dalla Calabria. Grandiosi. Ma che bravo. Il tempo di guardare un attimino, è finita la gara. Sono state delle schegge queste qua. Bravissime. Maria Celeste, Anna Adele, Federica. Super, 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 bravissime. È stata una gara che ha impegnato praticamente tutta l'Italia, dal Lazio, Calabria e Sardegna. Spettacolare. La Calabria ha trovato la neve, si sono impegnati, chissà dove sono andati. Brave, bravissime. L'hanno fatta, l'hanno creata. Tra l'altro, Anna Adele Repetto, segnalo che è proprio una famiglia di sportivi, perché anche suo fratello è un atleta di altissimo livello che ha già partecipato a gare internazionali e buon sangue non mente. Comunque brave tutte e tre, bravissime. Complimenti. Brave. Allora, vi do il tempo, dai. Vai. Maria Celeste Cambassale, 8 e 11. Anna Adele Repetto, 8 e 77. Federica Bisalli 7,73. Alfonso è tutto registrato, puoi procedere con le premiazioni. Il notaio ha registrato, esatto. Si può andare avanti. Bravo notaio. Ciao ragazzi, sono Mauro Marino, volevo farvi in bocca al lupo per gli Smart Games e naturalmente un saluto a voi cari atleti e amici di Special Olympics. Io sono qui seguendo la nazionale italiana di calcio per gli Euro 2020, ma seguo anche voi, in bocca al lupo, ciao. E allora, premiazione della divisione femminile numero 2, gara 25 metri, il podio, l'atleta Federica Bisalli,
dell'Andromeda, Calabria, Maria Celeste Carnassale, Sorrisi che nuotano e da Beta e Anna Repetto, stella speciale. Bene, passiamo alle divisioni maschili, Fabrizio. Abbiamo la prima divisione, atleti in gara, Alessio Azzori della stella speciale e Gabriele De Idda della stella speciale, Marcello Molinaro del team Audido Piemonte. Qua abbiamo... Vediamo la divisione. Andiamo. Vai, vai. Marcello Molinario, team Audido Alpignano. Gabriele De Idda, stella speciale. Alessio Azzori, stella speciale. Ok. Allora, qua abbiamo la Sardegna contro il Piemonte, c'è poco da dire, noi siamo, io sono piemontese, però i ragazzi sardi sono troppo bravi, veramente, quindi vediamo, il mio cuore batte per tutti e tre. Bravi. Ale Marcello. Vai. Bravo anche Marcello che ha terminato la sua gara, complimenti a tutti e tre. Complimenti veramente, è apprezzabile il fatto che comunque siano riusciti a segnalare bene la partenza e l'arrivo, che per noi era la cosa fondamentale per riuscire a capire la correttezza della gara. Leggi il commento di Saverio Gerardi. Eravamo con neve naturale il 10 aprile in provincia di Reggio Calabria, Monte Nordello. Complimenti, Saverio, complimenti. Fortunati voi, fortunati. Ma sono dovuti andare a 1800 metri, ci sono andati, bravi. Bravi, un applauso veramente a voi. Sì. Niente, vi do i tempi. Vai. Allora, taglio avanti. Marcello Molinaro, 46 secondi netti. Gabriele De Idda, 18,88. Alessio Azzori, 17,59. Registrato e si può procedere alle premiazioni. Ciao ragazzi, so che è stato un inverno veramente difficile, ma non mollate, vedrete che l'anno prossimo riuscirete a sciare, continuate a divertirvi, continuate a fare sport, che è la cosa più bella del mondo e ci tiene tutti in forma. Ciao, a presto! Allora, premiazione della divisione maschile numero 1, sul podio gli atleti della stella speciale Alessio Azzori e Gabriele Lidda, per il team Audido Marcello Molinaro. Bravi. E allora passiamo alla seconda divisione gara 25 metri maschile. In gara abbiamo dal Lazio, Sorrisi che nuoto Eta Beta, Alessandro Bartolini. Dalla Calabria, dal gruppo Andromeda, Federico Zampaglione e Daniele Curatola. Di Santo Patroni e Suisi che nuoto è da bella. Sono Federico Zampaglione e Daniele Curatola. Bravo, anche qua la neve, segnaliamo che Federico e Daniele sono gli atleti più giovani in gara. Federico ha 11 anni e Daniele ne ha 12, bravissimi. I più giovani. Bravi, 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 anche una bella corsa. E sono stati molto bravi. Complimenti. Ne vedremo delle belle ai prossimi giochi nazionali sulla neve, eh?
Francesca. Sì, ho timore dei numeri che possano aumentare ancora di più. Ma con piacere, perché l'obiettivo è quello, ed è avvicinare più gente possibile ed essere alla portata di tutti. Perché il bello proprio della corsa delle racchette da neve è che, come abbiamo anche visto, non c'è bisogno di grandi capacità, anzi c'è anche la possibilità di adattare alle capacità e alle potenzialità dei ragazzi, nel senso che se un atleta non riesce a camminare con le racchette, con le ciaspole, senza l'appoggio dei bastoncini, glielo possiamo concedere in modo tale da riuscire a tenere l'equilibrio. E c'è equilibrio anche nelle divisioni, perché in base ai tempi, in base alle loro potenzialità, vengono fatte le divisioni, e quindi c'è anche una parità tra i livelli, e certo, questa è la cosa più bella che ci sia. Bene. Andiamo bene. Avanti. Bene, vi do i tempi. Federico Zampaglione, 8,65. Daniele Curatola, 10,81. Alessandro Bartoloni, 7,63. Registrato e si può procedere. Ciao a tutti, sono Gianmaro Vitti e questo messaggio è per tutti gli atleti Special Olympics che sono impegnati negli Smart Games 2.1. Mi raccomando ragazzi, in bocca al lupo, sono con voi, faccio il tifo per voi, volete semplicemente divertirvi, ok? Divertitevi e metteteci la punta, noi siamo tutti con voi. E allora, premiazioni della divisione 2 maschile di gara 25 metri, Alessandro Bartoloni, Federico Zampaglione, Daniele Curatola. E allora ragazzi, prima di passare alla divisione, ai 50 metri, perché saliamo di difficoltà, insomma, no? E vi chiederei in qualche modo, attenzione, il primo quiz che lancio, 5 secondi di tempo per uno, descrivete in una parola Special Olympics. Attenzione, fai parte, Francesco, il cronometro. Serio. La prima è Francesca, la dolcetta. Attenzione, 5 secondi, vai. Famiglia. Fabrizio. Incommensurabile. Francesco. Integrazione. Grandi. Allora, divisione femminile numero 1, atlete in gara, Stefania Ferraris, Ginevra Luperto, team dalla Liguria Unico e dal Piemonte Panda Torino. Stavolta ho preso la regia in controtempo, che esatto, si aspettava esatto. Un dialogo lungo, invece io tam, capito? Sono Ginevra, Petto, Alessione, Banda. Ai posti! Prato contro spiaggia. Ecco qua, i 50 metri dovevano tornare indietro e andare avanti e indietro sui 25 metri. Percorre lo stesso percorso dell'andata. Sì. Quindi abbiamo la partenza e arrivo sulla stessa linea. E poi il panda è stato messo anche gli striscioni, grande. Invece a Unica hanno messo il mare, hanno messo una... bellissima, bellissima, tutti e due gli scenari, devo dire, il verde del prato col rosso degli striscioni e di là c'era l'azzurro del mare, quindi si equivalgono in bellezza. Esatto, e bravissime anche le ragazze. Brave, brave davvero, Ginevra e Stefania, brave. Procediamo con i tempi. Allora, 40,87 per Ginevra Luperto, 21,41 per Stefania Ferraris. Alfonso, può procedere per le premiazioni? Siamo pronti. Ciao ragazzi, sono Enrico Ghigo, giocatore del Petrarca Padova Rugby.
volevo farvi un grosso in bocca al lupo per l'inizio degli Smart Games e mi raccomando, divertitevi tanto. Un abbraccio, ciao. Premiazione della divisione F1, gara 50 metri, corsa con le racchette da neve. Sul podio Stefano Ferraris e Unite e Ginevra Luperto Panda Torino. Passiamo alle divisioni maschili. Divisione M1, atleti di gara Marco Casalini del team Polisportiva Mandello Lombardia, Guido Settimelli dell'Allegra Brigata di Lucca Toscana. Marco Casalini, Polisportiva Mandello, vai! Durante la gara del segnale, che Marco è un atleta che conosciamo molto bene, è stato con noi in Austria nella disciplina del fondo in questo caso e ha portato a casa ben 2 medaglie d'oro ai mondiali di Austria del 2017. Guido Settimelli invece si è già fatto evidenza nelle ultime gare, tant'è che è stato convocato come atleta di riserva ai prossimi mondiali di Kazan. Visto? Che bravi? Bravissimi. Proprio bravi. Bellissimo. Poi c'era anche l'orto e mezzo che faceva da corsia esterna. Vedi, passiamo, c'è il mare, neve, prato e orto. Vedi, Francesca, nell'atletica abbiamo fatto un po' il giro degli impianti nazionali, non possiamo dirlo per le racchette da neve che abbiamo sperimentato i prati, i giardini e no, ma infatti questo però dimostra che come allora, noi lo diciamo sempre, i nazionali per le racchette e si viaggia tanto di fantasia perché come voi ben sapete i nostri campi gara sono sempre costruiti dal nulla e si viaggia tanto di fantasia per riuscire a ricreare quello che dovrebbe essere l'impianto gara. E qua, per questi Smart Games 2.1, abbiamo dato il compito anche agli altri di viaggiare di fantasia e ricreare il campo. Quindi hanno provato quello che proviamo noi ogni anno. Esatto. Abbiamo fatto bene, dai, abbiamo dato un segno di ripartenza, ecco. Esatto. Francesca, possiamo prendere anche degli spunti noi, perché... Ma certo, da loro prendiamo idee, vai. Esatto. Allora, andiamo con i tempi. Guido Settinelli, 37 secondi netti. Marco Casalini, 32 secondi e 35 centimetri. Vai Alfonso con le premiazioni. A tutti gli amici Special Olympics, a tutti i partecipanti di questo Smart Games 2.1, un abbraccio e forza e coraggio, mi raccomando, mettetecela tutta. Ciao. E allora, premiazione della divisione maschile numero 1, gara 50 metri corsa con le racchette da neve. Sul podio gli atleti Marco Casalini e Guido Settimelli. E dopo il contributo di Panariello e l'incoraggiamento andiamo alla divisione numero 2, gara 50 metri. In gara gli atleti Pate Padre, Luca Mannini, Stefano Pintossi. Allora, il primo atleta Fate Cadre da Torino, Panda Torino, Luca Nannini dalla Toscana, Allegra Brigata Lucca e Stefano Pintossi, Lazio, viceversa. Bravissimo!
Bravissimi. Tra l'altro il saluto di Panariello viene in corrispondenza anche con la partecipazione di Luca Nannini della Lega Brigata di Lucca, quindi un suo quasi compaesano. Luca Nannini lo menzioniamo perché è stato convocato, tra l'altro su Facebook e sui social potete trovare un bellissimo filmato della sua convocazione per i prossimi mondiali in Russia. Già. Procediamo con i tempi. Allora, 16:42 per Stefano Pintossi, 16 secondi netti Luca Nannini, 14:44 Fate Gadre. Via con le premiazioni. Ciao, un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti Special Olympics Italia impegnati nel Smart Games 2.1. Ragazzi, sono con voi, tifo per voi, lo so che siete determinati. Fatemi sapere tutti i risultati, io sono vicino a voi. E allora, premiazione della divisione maschile numero 2, gara 50 metri, sul podio Fate Gadre, Espanda Torino, Piemonte, Luca Nannini, Allegra Brigata Lucca, Toscana, Stefano Pintossi, viceversa Liguria. E allora, mentre scorrono delle immagini, prego la regia di far scorrere delle immagini, voi pensate un po' a cosa vi viene in mente sono queste immagini. Forza Italia! Mamma! Austria, cara Austria! Bellissime. Che esperienza, eh? Sì. Allora, io ho un ricordo bellissimo proprio di queste gare. Queste qui erano le gare brevi, perché le gare brevi si facevano su un rettilineo che praticamente era l'arrivo del salto con gli sci. Lì ci sono degli impianti bellissimi che sono stati utilizzati per gare di livello internazionale. E penso che sia che torni tutti alla memoria l'episodio di Luciano Raghianti, che era un atleta casualmente anche lui della Allegra Brigata, e che aveva avuto un problema con una ciaspola, con una racchetta, si era rotto l'attacco. E lui, invece di demordere, di terminare la propria prestazione, ha raccolto la ciaspola e ha corso imperterrito fino al traguardo. Ovviamente il regolamento prevede che bisogna avere le ciaspole nei piedi, però lui ha corso e c'è stato un momento, questo episodio è stato immortalato da una foto bellissima che si può trovare tranquillamente sui social o sulle storie di Special Olympics, ed è stato veramente un momento bello e immemorabile per la nostra esperienza in Austria. Quindi colgo l'occasione anche per salutare Luciano e comunque tutti gli atleti che hanno partecipato alla delegazione che partecipò nel 2017 in Austria. Sì. Francesca, a te qualcosa? Importante. Austria è stato il primo mondiale per me come coordinatore dopo Bolletta, quindi responsabilità alta, però è stata un'esperienza fantastica. Cioè, penso che al ritorno non abbia mai versato così tante lacrime, ma di felicità, perché è stata veramente una... eravamo una bella famiglia, poi abbiamo avuto anche la fortuna di essere in una struttura alberghiera a conduzione familiare, dove praticamente abbiamo preso possesso, al punto che abbiamo cucinato noi una sera per gli albergatori, per la famiglia, e questo è il bello anche di Special Olympics, perché siamo stati praticamente... Vabbè, sarà anche stata una casualità, una fortuna capitare in questa famiglia che ci ha accolti tutti. E poi eravamo noi una famiglia, perché devo dire di avere la fortuna di avere a fianco a me due
angeli, super mega angeli custodi, fratelloni, cose che, perché siamo noi una famiglia. E questo penso che anche tutti i partecipanti ai nazionali delle ciaspole se ne rendono conto, perché non penso che ci abbiano mai visto discutere tra di noi, c'è molta armonia, e questo penso che sia un valore aggiunto del nostro gruppo. E l'Austria ha rafforzato ancora di più questo gruppo. Va bene. E allora, Francesco, tu vuoi aggiungere qualcosa oppure concludiamo con il commento? Rimandami il commento se puoi, Dario. Eccolo qua. Con una battuta passiamo ai 100 metri. La neve delle spiagge è più fine di quella della Sicilia. Andiamo a Padigliani, lo salutiamo. Andiamo da lui. E andiamo alle prove dei 100 metri, Francesca, perché abbiamo iniziato una divisione mista, un'unica divisione, F1-M1, gli atleti e le atlete in gara sono Marco Rubino Genovesi del team Eunike dalla Liguria, Federica Flumeri del Panda Torino, quindi Piemonte, e Andrea Affuso dalla Liguria Eunike. Sì, 100 metri sono importanti come impegno. Sono Federica, Panettorino. Il 100 metri cominciano a essere già una gara bella impegnativa, a livello di proprio prestazione fisica, fiato, resistenza. Bisognava percorrere 4 volte la distanza di 25 metri per terminare la propria gara. Sì, sui 100 metri gli atleti sono già a livello fisico, come posso dire, sono già più avanti, permettetemi il termine, e hanno già delle buone capacità. Benissimo, vi do i tempi. Marco Genovesi Rubino 30:64, Federica Fumeri 32:40, e Andrea Affuso 36:33. Pronti per le premiazioni. Ciao ragazzi, manca poco più di un mese all'inizio degli Smart Games, ma siete pronti? Siete carichi? Io vi faccio il mio in bocca al lupo, vi auguro di divertirvi tanto e soprattutto di dare sempre il massimo. Ciao! Premiazione della divisione F1-M1 100 metri corsa con le racchette da neve. Marco Rubino Genovesi del team Eunike Liguria, Federica Flumeri Panda Torino Piemonte e Andrea Affuso Eunike Liguria. Allora, Francesca, Fabrizio, stiamo passando all'ultima gara della giornata, la 2x50 metri Unified. Però un'osservazione, non è che via via che aumentano gli atleti, ma con costante allenamento notiamo sulla neve che le racchette da neve si perdono meno facilmente, no? Rispetto a come eravamo abituati ai primi tempi. Questo perché i nostri atleti stanno diventando bravi, anche i nostri coach iniziano ad essere avere più competenze, no? Francesca, rispondo io se vuoi. Vai pure, Fabri. No, abbiamo visto nel corso degli anni che c'è stato sicuramente un approccio sempre più profondo nei confronti della disciplina, quindi anche non volere sapere e imparare qualcosa di più. La scelta del materiale sicuramente è una cosa importantissima, la scelta della calzatura da utilizzare per le gare è altrettanto importante. Raccomandiamo sempre calzature solide, con una lacciatura che permetta al piede di avere una tenuta
solida all'interno della calzatura, ma la stessa calzatura che abbia una tenuta solida all'interno della ciaspola, della racchetta da neve. Nel corso degli anni ci sono stati anche dei progressi tecnologici che hanno permesso di utilizzare degli allacci rapidi per le racchette, che hanno sicuramente aiutato questa cosa, ma sicuramente l'attenzione dei tecnici è aumentata e ha fatto sì che nel corso degli anni la perdita delle racchette sia stata molto molto più rara rispetto ai primi tempi, ecco. Perfetto, e allora Fabrizio, Francesco, passiamo alla 2x50 metri Unified. Ci siamo. Prima divisione femminile. Allora, le due coppie in gara sono della Eunike dalla Liguria, la coppia Lucrezia Parodi, Margherita Catenazzo e poi Serena Tacetti, Giuditta Guglieri. Partenza dell'atleta partner per entrambe le staffette, comunque era stato ben detto nella fase di tutorial, e cambio con l'atleta special che termina la gara facendo la sua parte dei 50 metri. Bravo. Bravissime, contesto bene. Sempre bellissimo. Sì. Beh, il mare è sempre ottimo. Sì, il discorso... Vai. No, dicevo, il discorso Unified è sempre, nel nostro caso, stiamo cercando sempre di ogni anno riuscire a regolamentare sempre di più per quanto riguarda il partner. Perché in teoria ci sarebbe la regola fissa che il partner deve essere coetaneo o comunque di pari abilità e non deve essere un tecnico, un dirigente, deve essere un atleta scritto partner. All'inizio c'era un putpurri di personaggi, adesso più andiamo avanti e più riusciamo ad avere più equilibrio e rispetto delle regole. Vai. Vado? Niente. Sì. È stato interessante, penso, questo tuo intervento. Grazie, e allora ci sta. Te lo stavo dicendo, Francesca, perché se fai intervenire Francesco bisogna girare la... Come si chiama quell'attrezzo che usi? Chiamalo LOL, Matano. Il Matano. Vado. Allora, la coppia Serena Tacetti, Giuditta Guglieri, 47 e 49. La coppia Margherita Catenazzo e Lucrezia Parodi, 41 e 36. Bravissima, tutte e quattro. Sì. Ciao, grandissimi atleti e grandissimi atleti degli Special Olympics. Un grandissimo in bocca al lupo da parte mia di Ciccio Graziani per questi Smart Games 2.1. So che avete fatto grandi sacrifici e ci avete messo soprattutto grandissimo entusiasmo. Grazie di cuore anche per il grandissimo, bellissimo messaggio e la grande positività che ci regalate ogni giorno. Ciao, a presto. Allora, premiazione delle divisioni 1 2x50 unificata. La coppia delle Uniche 1, Catenazzo, Margherita, Lucrezia, Parodi. E la coppia 2 della Nike, Tacetti Serena, Giuditta Guglieri. Allora, passiamo alla divisione maschile. Ringraziamo Ciccio Graziani, il nostro bomber, per aver portato il suo videomessaggio, essere stato vicino ai nostri atleti. Allora, abbiamo in gara dalla Liguria il team Viceversa con due coppie di atleti,
Matteo Cacin Valle Martina e Alessandro Casaburo Carlos Franzo. Dal Piemonte il Panda con Andrea Conte e Maria Gabriella Guglielmi. Via con la divisione. Atleta. Ascoltate, ma toglietevi il dubbio, era la velocità reale o li avete fatti andare un po' più veloci? E sembravano velocissimi questi. Dario l'ha fatto andare più veloce. No, reale, velocità reale. Grazie, vabbè, complimenti agli atleti e ai partner perché sono stati velocissimi. Bravi. Ti do il tempo, sei curiosa così vediamo quanto hanno fatto. Dai. Vai. Allora, Gabriella Maria Guglielmini e Andrea Conte 34 e 12, Alessandro Casaburo e Carlos Franzò 33 e 20, Martina Valle e Matteo Caccin 32 e 08. Bravi, velocissimo, ottimo, veramente. Soprattutto nei 50 metri dove c'è il cambio di direzione bisogna comunque saper affrontare appunto il saper tornare indietro senza rallentare troppo, senza prendere curve troppo larghe, insomma c'è già della tecnica in quel passaggio lì, quindi bravissimi tutti sia atleti che partner. Forse abbiamo registrato, si può procedere alla premiazione. Ciao ragazzi, sono Ivan Zaitsev, capitano della Nazionale Italiana di Pallavolo, e faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti di stagione. Siete veramente bravi, grazie mille. E allora, cerimonia di premiazione divisione M1, coppie in gara, viceversa 1, viceversa 2 e Panda. Gli atleti: Matteo Caccin, Valle Martina, Alessandro Casaburo, Carlos Franzo, Andrea Conte e Maria Gabriella Guglielmi. Passiamo all'ultima divisione della staffetta 2x50 metri gara unificata, e ovviamente ultima divisione della giornata. Atleti in gara per i quadrifogli dirigevano Gabriele Crippa e Matteo Vara, viceversa coppia numero 3 Andrea Rosso e Alessia Valle, e per i quadrifogli ancora la coppia numero 2 Matteo Pelle Filippo Thomas Rag. Mettercela tutta che vincerete sempre.
complimenti a tutti. Hai visto che sono veloci? Rapidissimi, li hai allenati bene? Sono comportati bene, dai, stati bravi. Guardate che tifo che ha il viceversa, forza viceversa Liguria. Quanti sostenitori, ecco, anche Nadia, salutiamola. Forza viceversa, grandi, sì. Forti, bravi, sostenete sempre i vostri atleti, sempre cose belle, bravi. Salutiamo anche Totò, che sarà il sesto messaggio che ci lancia. Ciao Totò, che ci vuole bene, ci vuole bene, ci segue. Saluti a Totò Caruso in diretta. Ciao Totò. Anche a Gio, l'hai visto? Sì, sono molto presenti. Guarda lì quanti messaggi. Belle. Cosa volevi dire, Francia? No, che sono molto curiosa di vedere poi i nazionali a Sappada, quanti atleti ci saranno. Sarà una bella Francesca, vita. Francesca, devi chiudere con un invito, quindi ti lascerò a te la parola, chiudi un invito perché vogliamo essere più di 500 a Sappada, dai, su, forza, così tutti quanti. alla fine, dopo le premiazioni. Va bene. Benissimo, adesso vi do i tempi. Notaio, registriamo. Ci sono. La coppia Andrea Rosso e Alessia Valle, 27:83. La coppia Pelle Matteo e Thomas Filippo Raggia, 28:44. E la coppia Crippa Gabriele e Vara Matteo, 25:26. Che veloci. Bravissimi, sono stati delle schegge. Complimenti a tutti. Ho registrato e poi procedo con l'ultima premiazione. Care ragazze e cari ragazzi che state per partecipare agli Special Olympics, sono Marcello Minenna, direttore generale dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli. Sono contento di questa iniziativa degli Smart Games 2.1, un'iniziativa di solidarietà, di amicizia, dove una gerarchia dei valori vi accomunerà senza ombra di dubbio. In bocca al lupo, divertitevi e con questo vostro impegno siate di supporto alla ripartenza del paese, alla ripartenza dell'Europa e alla ripartenza del mondo, come gli Special Olympics vorrebbero. Un caro e affettuoso abbraccio a tutti. E allora, premiazione dell'ultima divisione della giornata, divisione M2, la coppia Guadifogli 1, Crippa Gabriele e Vara Matteo, viceversa 3, Andrea Rosso e Alessia Valle, i quadrifogli 2, Matteo Pelle e Filippo Thomas Rag. E allora, nel ringraziare Francesca La Dolcetta, Fabrizio Valentini, Francesco Cavalli, Dario Angelucci e dalla base Laura Pocci, che hanno fatto un lavoro eccezionale in questi giochi, rimandiamo l'appuntamento a domani, perché domani un'altra giornata di diretta. Voi avete finito, ragazzi, ma domani entra in gioco la pallacanestro, che dalle ore 9, quindi ci saranno gli atleti impegnati nella prova di pallacanestro, e nel pomeriggio alle ore 15 le bocce. Allora, Francesca, Fabrizio e Francesco, attenzione, in 5 parole, perché vivere un'esperienza sulla neve? Dopodiché, Dario, dopo le parole di Francesco, partiamo subito con la sigla e ci salutiamo. Francesco, Fabrizio. A 5 parole è impossibile, fai sei, gira lo strumentopolo. 1, 2, 3. Vai. Dovete venire ai nazionali per le ciaspole, perché è alla portata di tutti e siamo un gruppo, penso, molto unito, come ho detto prima, siamo una grande famiglia e più che altro, appunto, è alla portata di tutti. E poi dobbiamo entrare nei Guinness dei primati nel maggior numero di atleti partecipanti alla corsa con le racchette, superare la partecipazione ai mondiali, io direi.
No? Ce la facciamo, ce la facciamo. Ma sicuramente. Vai Fabrizio. A te Fabri. Allora, difficile in 5 parole, però dico solo questo, che c'hai lo strumento. Non ce la facciamo. Allora, Italia candidata ai giochi mondiali di Torino 2025 di sport invernali. Speriamo, stringiamo. È un nostro sogno, l'abbiamo detto in apertura. È un nostro sogno. Il motto della nostra candidatura è The future is here, il futuro è qui. Quindi utilizziamo questo motto per sponsorizzare anche i nostri giochi nazionali. I prossimi saranno a Sappada, vi aspettiamo tutti, ovviamente, se preferite, con la corsa con le racchette da neve. Un saluto, ciao. Niente, venite perché è bello, la montagna è bella, si sta bene. E c'è un gruppo simpatico, come ha detto la Francesca. E si mangia bene, dice. E si mangia bene, bene. Allora, the future, non dovremmo dirlo. The future is here. Dario, chiudiamo così. Un abbraccio a tutti, grazie. A domani. Ciao.